Va ora in onda da Rifugio Iumar il TG Web News, il TG della scuola primaria. Ieri sera nella yurta il maestro Marco ci ha trattenuti con un gioco chiamato il folletto. Questo gioco consiste nel pescare in un contenitore un foglietto con scritto il nome di un bambino della quinta A e della quinta B. Il bambino dovrà dedicare del tempo a un altro bambino o bambina. E sempre nella yurta, Simone, uno dei nostri animatori, ci ha raccontato una leggenda su un paese che sorge qui vicino, in Val d'Angrogna, con una bella ambientazione, con una candela e una bella storia. Stamattina abbiamo fatto un gioco su come cambia l'ambiente e dovevamo cercare delle scatole con dentro degli oggetti e metterle in ordine cronologico. Poi gli animatori ci hanno portato nella yurta e abbiamo fatto un gioco sulla linea di sgranocchiamento. Invece a noi oggi pomeriggio gli accompagnatori ci hanno accompagnato nel laboratorio di EM, dove ci hanno consegnato la seconda chiave che apre la lettera E, che significa la mia esperienza. Per questa sera una nuova rubrica, i nuovi mostri. I nuovi mostri! E al terzo posto il nostro compagno Giuseppe e la sua giacca bruciata dalla stufa. I nuovi mostri! E al secondo posto, a pari merito, Gianluca e Paolo, che hanno camminato con le scarpe al contrario. E al primo posto, Rebecca con il piede infangato. I nuovi mostri! Buonasera a tutti, oggi a pranzo abbiamo mangiato le farfalle al burro e salvia, patate al forno e pollo, mentre stasera mangeremo minestrone con i legumi, seconda sorpresa e il dolce. Come vedete oggi non piove, ma domani pioggia!